Quella è una gamba e questo è un piede. Poi abbiamo un braccio, una testa, dei capelli. Abbiamo tutto. Abbiamo anche il dolore. Oggi imparando il corpo umano, le parti del corpo. Tre. Adesso parti tu. Ciao ragazze. Scusate un po' di raucedine. 5. Ma che leva sto coso? Ciao raga. Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Sì, siamo vestiti uguali, sì, è lo stesso giorno, ma abbiamo questo tempo e quindi lo sfruttiamo tutto prima che si sveglia la nanerottola. Sì. Abbiamo qui un nuovo pacchettino Sbabam in super super ritardo, quindi chiedo scusa Sbabam, li saluto e li ringrazio per la spedizione e vi mostro le novità. Allora, ci sono i giornaletti, quelli che adoro tanto, che vi dico sempre, che dentro ci sono un sacco di giochini per Fede, che lui si diverte un sacco. Non li facciamo vedere. E sono i giornalini di... no, questo è un altro. Oh. Questi qua. Cotton Sugar Melmito Slime, cioè sono delle specie di slime stile zucchero filato, per farvi capire. Olè. Dovrebbero essere di quella consistenza. Vediamo lì. Vediamo un po', ne prendo io. Sì, sto spostando. Prendo io, lo prendiamo. Aspetta, prenditi tutti, che questa. Così. Intanto vi faccio vedere le. Il packaging. Esatto, il packaging, ma più che altro il. I gusti, mettiamoli così, chiamiamoli gusti. Qui ho Cotton Roses, che sarebbe di questo colore qua. Questo è Cotton Sugar. Sugar? Sì, dietro, fallo vedere dietro, che si vede bene il colore, eccolo lì. Poi qui abbiamo Cotton Candy, che è verde così, e dietro è di questo colore qua. Mentre poi a vedere quello, io intanto inizio. Tu inizi a spacchettare. Questi qua intanto vi ricordo che li trovate già in edicola, perché io sono in ritardo con il video, a 2,99 euro con il giornaletto. Questo qui è Delicious Bonbon, che mi ispira tantissimo già solo dal nome. Annusa. Ma un zucchero filato. E quindi questo qui è il Delicious Bonbon. E poi l'ultimo che mi hanno mandato è il Berry Bonbon, che è già il mio preferito per eccellenza, immaginerete il motivo. Guardate il colore, è spettacolare. Guarda che figo. Ma è tipo sabbia alla fine. Sì. Assomiglia alla sabbia che avevano alla fatto. Alla sabbia quella magica, per intenderci. Fammi vedere. Che poi prendi, lo rimpacchetti tutto e ritorna a posto. No, è bellissimo. È il mio antistress preferito. Quando lo vede Fede impazzisce. Poi profumano proprio. Proviamone un altro, dai. Apro il viola, che tanto a Fede questi. O rosa, dai, facciamo il rosa, che è proprio da bimba, da femminuccia. Lo apriamo per Alessandra. Esatto. Dov'è? Come hai fatto? C'è una linea. Ah, ok, c'è una lineetta da strappare. Oh, siete curiosi? Siete curiosi? Dire. Super nauseante. Mm-mm. Sa di piedi, no, scherzo. No, sa di caramella proprio. Questo è come gusto Cotton Roses. In effetti, a proposito, sa un po' di rosa. Chi vuole, ci sono dei marshmallow. Non sì, è un perché problema. Abbiamo fatto un altro video che avrete già visto. Se non l'avete visto, ve lo lascio qui. Dimmi se non sa di rosa. In effetti, c'è della rosa dentro. Mm-mm. Sì, ma questo è mio. Ma questo è mio, ci devi ficcare il naso. Troppo dolce. Guarda, è rimasto un pelo di naso. Ma adesso è una caccola. No, comunque è bellissima la consistenza. Cioè, è un mix. Guardate, è come lo zucchero filato, guardate. No, volevo far vedere l'effetto. Cioè, è proprio come lo zucchero filato. Infatti si sbriciola anche, bisogna fare attenzione. Guardate. Provatelo, perché è veramente tra gli slime più carini che ho mai visto, sì. Sono sincera. Invece che i soliti che si appiccicano ovunque, questo qua è proprio super soffice. Io adesso voglio sentire tutti. No, dai, non apriamoli tutti. Dai! Ma c'è ancora gli altri da far vedere. Vabbè, 2 minuti, sono curiosa di sentire i gusti. È più bimbo di Federico. Prossima volta, guarda, d'ora in poi sempre con lui video Sbabam. Tanto vediamo. Lui è più bambino dei bambini. La verità. Solo che ha la barba. Poi fatti questi finta qua, che abbia la barba. Lo dice lei. Delicious Bonbon.
Sono curiosa, questo deve sapere proprio di... Dove lo leggi? Eh? Delicious bonbon. Allora questo qua forse ho sbagliato. No. Ah, questo Slurpy letto, cosa bonbon. Hai letto tu, scusa? Io ho letto... Cotton sugar, tutti sì. Cotton sugar si chiamano. Già. No, quello lì è, dillo un attimo, quello allora, azzurro. Allora, questo azzurro è Slurpy bonbon. Slurpy bonbon, che bonbon. È quello che sapeva di caramella, che poi alla fine no. Meno... Ah no, di... Di buono. Oddio. Questo invece è il Delicious bonbon. Apri. Apriamo. Andiamo a spacchettare. Berry bonbon sicuramente saprà di... Questo sa... Come si chiama già quel frutto violaceo? Non lo so. Questo non è frutto. È detersivo! No, è il lavatrice! Odore del pulito. Esatto. Sistiana! Leva! Sistiana! Guardate che figata. Ma non si vede la parte sopra che... No! Si vede che non è abituato a fare i no, video. Anche perché ve lo faccio rivedere solo perché merita, merita, merita. Guardate tutto come si va a sgretolare. È quasi rilassante. Uè. Sistiana! Dammi qua. Questo sa di bucato. Te lo devi prendere. Aspetta, gli facevo il buco. Com'è che si chiama? Il Sistiana. Prendi questo, il Delicious Bonbon. Lei è amante come me dei profumi di pulito detersivo. Poi, quello apriamo. Apri quello viola, che sono quello viola. E quindi poi apriamo anche il verde. Adesso apriamo, sì, il Berry Bonbon. Tutti. Berry è in inglese? Oddio, ricordami. Berry dovrebbe essere mirtillo? No, quello mi pare sia strawberry. Oddio. No, quella è fragola. Strawberry e fragola, vabbè, sono ignorante in inglese, non importa. Berry, boh, mi pare sia... Ok, Google. Ma in effetti come colorazione ci può... Buono questo anche. È buonissimo, non è che è lavanda. Non lo so, no, non è lavanda questo. Però intanto vi faccio rilassare un po'. Berry uguale bacca. Ah, vedi, bacca, mirtillo, vabbè. Quei frutti violacei. Vedere. Buonissimo. Anche questo mi piace molto. Più delicato. Io sì, apro quello però, verde, intanto è l'ultimo, vero? Il più buono per ora è no, quello l'arancione. Di bucato, esatto, quello al bucato. Sa proprio di pulito. Di bucato. Avete presente quando arrivate a sapone casa? Sapone di Marsiglia. Ah, la casa sta di pulito, ecco così qua. Questo è cotton candy. Ed cotton. È verde. Mela? No, aspetta. Sembra pistacchio. Si fa sentire. È stranissimo. Vero? A me sembra pistacchio. Sembra pistacchio nocciolina, tostato. Nocciolina. Sì, ma un qualcosa di tostato. Cioè, dal nome sembra tutta roba dolce, invece è proprio particolare. Cotton candy, ce la Condom, faccio? Stavi dicendo, Cosa stavi pensando, amore? Niente. L'unico slime è morbido come il cotone, come negarlo? Cioè, sì, veramente... Cioè... Anche qui. Fai rilassare con il verde, vai. No, per ti conviene per così, amore. Vai. Oh. Si sfaga! Ah! Sì, anche perché fa molto caldo, quindi secondo me... Mi sì. Sarebbe piaciuto dirvi... Sì? Tutti i... Aspetta! C'è ancora? C'è ancora uno! Non avevo visto! No, cotton pop! Secondo me questo è il profumo di... Popcorn. Di popcorn. Proviamo. Apro io. Ma tu hai aperto quello? No, il verde l'hai aperto tu. Hai ragione. Giusto. Siamo peggio dei bambini. Metti la musichetta intanto perché io ci sto un po' a tutte le volte. Vabbè, io nel frattempo no, lui ci aspetta. Mette mille anni, tanto questa è roba da donnine. Mi sono arrivati. Faccio sempre, come le bestie proprio. Sempre di sbabam. No, aspetta, dobbiamo finire. Va. Dai, sono curiosissima. No, delusione. Pensavo fosse popcorn. È sempre tipo detersivo, però di... più fastidioso questo. No, dai, è buono. È buono. Però per ci i miei gusti. Piace, ci piace. Ci piace. Preferisco quello arancione. Sempre sì, questo quello qua. Lì. Sistiana!
li merita. Guardate, guardate, sempre lo stesso discorso. Se non vi piace come viene, vi guardate quello prima e siamo a posto, perché tanto la cosa è lo stesso. Anche perché questo viene un attimino meno. Come mai? Non lo so, forse è più freddo. L'ho compattato troppo. Ah. Insomma, tante care cose. Sì, con l'altro veniva di più, chissà sì. Perché, forse si deve un po' scaldare. Sì, l'altro. Ah, ma questo c'ha anche i glitter, perché alcuni hanno i glitter, alcuni no. Amore, ho le mani glitterate. Hai insozzato tutto, dopo pulisci. Già. Dopo pulisci e me li metti addosso. Ma madonna, i glitter stanno sempre bene. Comunque dicevo che sempre insieme mi hanno mandato... ovviamente anche la rivistina Cerchietti Fashion Power. Olè! Per le bambine più esigenti come me. E allora mi hanno mandato questo qui con questo pom pom e sembra due orecchiette, due alette. Poi c'è questo che sia questo un panda. Indossare. Aspetta, io sono Poo, ti ricordi? Perché noi ci chiamiamo anche Poo. Questo di qua che appena lo vede Roberta impazzisce. Unicorno. Ta-da! Con il corno, amore, così almeno me l'hai detto, boh, è successo. E sono cornuta. Una sola. E questo esatto. Invece cos'è secondo te? Un topino? È un topino. Questo sta bene a te. Come sta bene a me? Anzi, sai che ti dico? Stavo vedendo se c'è il nome dietro. No, beh, questo è blu, ti può ancora stare in mano. Ah, aspetta. Questo qua è Butterfly Bonbon. Dei nomi? Sì, ti dice cosa sono. Poi abbiamo... vieni qua, tesoro. Piccolino. Cosa sta facendo? Vieni, no, non ci credo. Non ci credo. Irati, hai voluto fare il video e adesso... le orecchiette da topolino. Abbassati un po'. Dai, gatto. Sviderino. Quello che ho io è... però sono carine. Fai di diamond. Però secondo me stanno meglio così, ecco. Dai, guarda che carina che sono così. Non sembra un po' panda? Quando ti fai la doccia ma prima non ti sei struccata, sì. Esatto. E poi non vogliamo provare l'unicorno. Questo. E non hai i capelli che reggono, ragazze. Portate pazienza. Questo è cattivo. Unicorn style. Dobbiamo provare anche unicorn style. Che secondo me a livello di cornutaggine stanno meglio a te, tutto sommato. Guarda che carino il mio piccolo cornutello. È bello lui, bello. Mi piacciono un sacco queste. Tieni, ma sono carine. Sono mie, grazie. Dai. Me le hanno regalate a me con gli sbabam. Carino. Carino. Questi qua li trovate in edicola per 3,99 euro. Ops. 3,99 euro l'uno. In edicola sempre con il giornaletto. E niente ragazze, questi sono i nuovi prodotti, però ragazzi, a me piace questo, che vi devo dire. È troppo carino. Adesso che torno a Fede mi faccio trovare così. Ferma. Anzi, gli apro la porta con questo. Chissà cosa penserà. La videocamera c'è, ci sta abbandonando. Mamma. Salutiamo veloce perché si sta per spegnere. Ciao. Grazie Sbabam, grazie a tutti per la visione e ci vediamo prestissimo con nuovi video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e mettete un like. Ciao.